Sono tutte belle le squadre del mondo. No, non erano le squadre. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Decisione ufficiale, notizia ufficiale. Tenetevi forte, allacciate le cinture. Aprirò un nuovo canale. Ho deciso ieri sera, post live. E chi non ha visto la live ieri sera, ragazzi, c'è il video. Andate nel mio canale, vedete la live di ieri sera. C'era anche Lollo. Quindi si è aperta una bella discussione sul Milan, bella, competente. Andatevela a vedere. Tanto c'è sul canale. Vi mettete lì mentre guidate, mentre volete andare a dormire, mentre siete sul cesso, quando vi piace a voi. Guardatevi anche la live di ieri, che secondo me merita, merita, merita. Ma stavo dicendo un'altra cosa. Aprirò un nuovo canale, perché queste live pomeridiane, dove parliamo di extracalcio, eccetera, mi piacciono molto. Mi piace molto parlare di extracalcio. Mi piacerebbe fare anche dei video. Ieri abbiamo parlato, per esempio, della malattia dei like. Ma per esempio delle tipe che mettono i reel o i post con i propri fidanzati, tante cose secondo me interessanti da poter trattare. Per esempio, voglio fare un primo video dove dico la donna da sposare non deve essere bella. Già vi faccio capire tante cose, ma poi anche si può parlare anche di tecnologia, di viaggi, di cibo, di tante cose. Quindi occhio che aprirò il nuovo canale. Già vi avviso, fatemi sapere cosa ne pensate. Poi vediamo se lo apro oggi, domani, dopodomani, poi vi farò sapere. Detto questo, che vi può interessare, interesserà a chi viene qua per ascoltare il calcio e poi si trova con le live e magari è anche infastidito, perché qualcuno è infastidito. Non si deve parlare di gnocca, per carità, siamo in uno stadio cattolico. Non parliamo più, parliamo di calcio, così c'è l'altro canale, se non ti interessa, sei a posto. Detto questo, nazionale. Ieri ha giocato la nazionale. Non ho visto, ma non neanche un minuto, neanche un secondo. Cioè, proprio non l'ho presa in considerazione. A parte che c'era la live, ma non mi interessa proprio zero, meno di zero. Cioè, nemmeno Pellegatti, sentivo stamattina, nemmeno lui l'ha guardata la partita. Cioè, questo che lui va a vedersi tipo Nizza-Rennes, che si guarda tutte le partite, è andato l'altra volta allo stadio di Como a vedere Como-Verona. Racconta sul suo canale. Stima, per queste robe qua. Persino lui che va a vedere Como Verona non aveva stimoli per vedere la nazionale, non l'ha guardata, l'ha visto solo quando è entrato Maldini. Intanto tutto sto cinema intorno a Daniel Maldini. Gli auguriamo il meglio, gli auguriamo il meglio. Per me, massimo del suo livello, è una squadra media classifica, ma nemmeno. Però gli auguriamo di diventare un nuovo campione, tanto l'abbiamo regalato, ovviamente. Ovviamente tutto sto cinema nasce dal momento in cui noi l'abbiamo regalato. Perché se tu anche solo avevi un diritto di prelazione, figurati se i giornali parlavano così di Daniel Maldini. Ne parlano così proprio per rimarcare che noi l'abbiamo regalato. Una banda di imbecilli sono lì al Milan, quindi questo è. Ma qual è il vero tema di questa partita? Come avrete visto nel titolo, volevo parlare dei tifosi rassegnati, perché intanto noi in questa sosta, come al solito, non abbiamo fatto niente. Lavoro, 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 ancora non abbiamo fatto niente, nel senso che non abbiamo cambiato l'allenatore che andava cambiato già, non andava manco preso. Non abbiamo nemmeno provato a cambiare modulo. Niente, proprio nemmeno abbiamo provato a cambiare modulo. Per non sbagliare, Fonseca nel weekend ha detto: ma quelli che non sono andati in nazionale, no? Che ce li ho qua, ma quasi quasi che li provo, che quasi quasi che faccio qualche schema nuovo, che quasi quasi che insegno a qualcuno a fare qualcosa di diverso. Ma va, 3 giorni di riposo, venerdì, sabato e domenica, riposo. Facciamoci un bel weekend relax. Quelli sono andati in nazionale e noi che siamo i fessi che lavorano. Quelli non lavorano, voi che lavoriamo, tutto noi dobbiamo fare. Ma facciamo 3 giorni di riposo. Quindi 3 giorni di riposo. Hanno ripreso ieri, un'ora e mezza. Ieri nella live,
nella live abbiamo anche svelato quanto si allenano i giocatori. Un'ora e mezza più un'altra ora e mezza di cose varie, massimo 3 ore al giorno, 3 ore su 24 per 5 giorni, non arrivano a 15 ore settimanali. No, io ve lo dico perché nella live di ieri c'è un argomento che ho tirato fuori io proprio perché ci tengo e batto su questo punto che mi fa veramente impazzire. Ma i tifosi, perché dico che i tifosi del Milan mi sembrano ormai rassegnati? Cioè, pre-derby fino alla fine dell'anno scorso io sentivo da parte dei tifosi del Milan un'arrabbiatura, un po' come ero io arrabbiato, no? Un voler cambiare le cose, un voler fare qualcosa, adesso si contesta, adesso si fa, adesso. Mentre invece adesso, nonostante questo schifo totale, totale, che noi siamo fuori da poter competere in ogni dove prima ancora di iniziare il campionato, vedo più rassegnazione che arrabbiatura. Cioè, ormai anche questa sosta, nessuno ha alzato la voce, Fonseca se ne deve andare. Se non vince la prossima partita contro chi giochiamo, con l'Udinese ci sarà l'esonero, tifosi in rivolta, tifosi arrabbiati. Probabilmente perché tanto sanno che anche se mandiamo via Fonseca non cambia nulla finché c'è sta proprietà, no? Però non sento neanche nessuno arrabbiato con questa proprietà. Cioè, sì, sono tutti arrabbiati con questa proprietà, però non c'è fuoco e fiamme. Capite cosa voglio dire? Cioè, sembra che il tifoso ormai si sia rassegnato per dire, vabbè, finché ci sono questi non faremo niente. Amen. Cioè, passiamo, i giorni passano senza che nulla succeda, che nulla accade, e andiamo avanti così in questo schifo. Cioè, vi siete rassegnati? No, ditemelo, perché io qua martello giorno dopo giorno, non mi rassegno di niente io. Perché qua, se non facciamo qualcosa oggi, quest'anno, l'anno prossimo sarà uguale. Cioè, noi lo so che tu dici, vabbè, ormai quest'anno non puoi più fare niente, cambi l'allenatore, non puoi fare niente, ormai quest'anno sarà un anno drammatico e lo sappiamo, l'hanno capito quasi tutti. Chi non l'ha capito ci arriverà. Ma oltre questo, dobbiamo pensare anche all'anno prossimo. Cosa facciamo? Vogliamo fare un altro anno così? Altri 2 anni così? Altri 3 anni così? Cioè, non vi dovete rassegnare. Facciamoci sentire. Perché se no è grave. Se no non ne usciamo mai. Quindi vedo purtroppo un po' di rassegnazione tra i tifosi. Spero che adesso che ripartiranno le partite, perché poi è facile non fare niente, non pensare a niente finché non si gioca, e quindi ognuno si fa i fatti suoi e va bene, anche ovviamente visual in calo per tutti, va bene, normale. Ma adesso che si riparte, queste 7 partite una dietro l'altra, poi sai, c'è la partita e poi c'è subito la partita dopo e qua deve montare un po' il tifoso. Speriamo che le cose vadano bene e quindi non si monti niente. Anche se ogni tanto farebbe bene, però questo è un altro canale. Scusa, è un altro canale. Un altro canale. Ci sentiamo nel pomeriggio, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se voi vi siete rassegnati, se non siete rassegnati, scrivetemelo qua sotto dopo esservi iscritti e aver messo il like, perché quello tanto è gratis. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del nuovo canale. Lo chiamerò col mio nome, Luca Magno. Anzi, io mi chiamo Magno Emanuele Luca nella realtà. Che mio nonno si chiamava Emanuele, prima si usava, no? Però lo chiamerò Luca Magno e vediamo se lo apro oggi, se riesco. Fatevi anche un giro sul canale dei Giargia, anzi adesso faccio il video sul canale dei Giargia. Fatevi un giro sul canale dei Giargia perché altrimenti la Giargianina mi si arrabbia. Tanto ho ordinato anche i pantaloncini della divisa della Roja, tanto c'è la maglietta rossa e i pantaloncini sono gialli e blu. Metti Arlecchino, mi sembra. Vabbè, così è. E così ce li teniamo. Ciao belli.
pomeriggio. Ciao.